Fermala! Chi sei? E perché sei qui? Sono un medico. Questo è un esame programmato da un prigioniero. Cosa c'è nella valigetta? Guardi. Posso offrire un trattamento anche a lei? No, 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 grazie. Vedo che è già malato. È malato? Non essere ridicola. Sta bene. Vedi? Alex, sei malato. Io? Oh sì, mi sento male, mi fa male il cuore, mi fa male lo stomaco. Cosa c'è? No, perché sto male? Vedi, ho bisogno di aiuto. Vabbè, entra pure. Ok, vado. Ciao! Finalmente l'hai presa. Sì, ho trovato il tuo piccolo. Un buon vecchio doppio fondo mi ha salvato. Ed ecco te. Aspetta. Bella questa. Solo che non è il mio body. No! Mettilo via! Sono allergico ai cazzi! Ecco! No! No, mi sento male! Credo che il cazzino abbia trovato un altro amico. Vado a prendere il birichino. Allora, qui, qua. Sì, va bene. Cos'è? Cos'è che si muove? Questo significa che c'è una bestia da qualche parte, Non è quello che pensate! No! Non scappare di nuovo! Mi dispiace, c'è stato un malinteso. Vado a casa! Ciao! Vai, ferma! Vado a cercare l'amico di tutti i gatti. Ferma! Ciao a tutti! Sono qui per pulire. Devo controllarti. Vabbè, tutto sembra in ordine. Ma c'è qualcosa che non va. Sono sicura. Ok, mostrami cos'è nel tuo secchio. Lo secchio? Ma di cosa stai parlando? E comunque, guardate, com'è sporco. Fatemi passare! Fatemi passare! Ma fai attenzione! Ah, pensi che sia tutto quanto qui? Vabbè, non ho ancora finito di guardare. Alex, ehi, guarda un po'. Credo di aver trovato il tuo amico. Questa volta l'ho dovuto mettere qui in un secchio. Sono due? Ecco te. Cosa? Ma sono dei pesci, certo che non è il mio amico. Ma non gridare. Rovesciato tutto. Dobbiamo fare qualcosa. Pesciolini, mi dispiace, ma non ho un'altra scelta. Vabbè, perdonatemi per favore. Ma cosa sta succedendo qui? Ho sentito urlare. Alex, cos'è che non va? Ma cos'è? Ho avuto una ingestione. Ma perché non l'hai detto subito? Dai, andiamo, è un po' imbarazzante. Meno male. Pesciolini, sentono molto all'oragine. Quando troverò il mio body? Mi manca molto il mio cagnolino. Mi manca. Non farò entrare nessun altro. Prendi. Ciao, sto facendo una ristrutturazione. Vi ho portato con me alcuni attrezzi. Mostri la sua valigia. Oh, facile. Ha tutto quello che mi serve, infatti. Già. Vabbè. Puoi aiutarmi? Ho una sedia rotta. Oh, naturalmente. Il più comune nastro adesivo mi aiuterà in questo caso. Non c'è niente di più affidabile. Così. Ed ecco fatto. Okay. Ma ne è sicuro? Va bene, venga con me. Le mostrerò cosa c'è di rotto. Ce l'ha fatta. Ok, metterò la foto qui del mio piccolino. Penso di potercela fare da sola. Non è ancora finita. Abbiamo un problema in questa cella. Non c'è assolutamente luce qui dentro. Deve mettere una lampadina. Penso che ce la faccia.
Ecco, ecco lei. Let's go. Ecco, sì, grazie. Va bene. Alex, non vuoi mettere la cella in ordine? Hai bisogno di fare una spolveratina. Penso che devo fare un buco qui. Ok, per farlo, ecco, mi serve questo. Ma... no, lo so, mi serve un trapano. Ora lo farò sicuramente. Ecco, ancora un po' e voi! Quasi fatto. Ecco, ancora un po'. Oh, che cos'è? Perché tutto questo rumore? Calma. Sono solo lavori di ristrutturazione in corso. Ok, il buco è pronto. Non resta che la cosa importante: infilare l'animaletto. Speriamo. Che è questo maialino di cui sta parlando Alex? Ma che diavolo è questo? Cosa è successo al mio body? Ups. Alex, cosa c'è? Stai bene? Cosa è successo? Mi chiedo, cosa mi ha visto di così spaventoso? Che? Un maiale con le orecchie da cane? Sì, a quanto pare il maialino non è un vero amico. Continuerò a cercare. E adesso devo scappare. Ups. Vado. Che puzza! È ora di lavare le scarpe. Silenzio. Il bambino dorme. Siamo venuti a dire al nostro papà. Ma fate vedere. Ecco la nostra foto. Allora niente domande. Posso giocare con il bambino? No, sta dormendo. Va bene. Entri. Vada, per mio cane. Ale, sono di nuovo qui. Non mi riconosci? Sono io, Mira. Questa volta ti ho portato sicuramente il tuo buddy. Guarda. Non è lui. Il mio bambino. Buddy, finalmente sei con me. Vieni qui, tesoro mio. Mi sei mancato così tanto. Tesoruccia. Io ho un regalo per il bambino. Cosa sta succedendo qui? Mira, questo è troppo. Finalmente ci ho presa. Ora sarai seduto proprio vicino ad Alex, capito? No, per favore, non è stata colpa mia. Avevo buone intenzioni. Oh, è orribile, sono nella prigione, no? Mi lascia andare, no. Ecco, state là, piccioncini. No, aiuto! Nessun problema, lo farò fatto. Amo il mio lavoro. Posso stare fermo tutto il giorno, posso imparare a combattere come una tartaruga ninja. A buon pomeriggio, sono andata a fare degli esami medici. Prima fa vedere cosa c'è dentro la valigia. No, non ci servono dei medici del genere. Vattene. Devo comunque fare un'ispezione. Se non mi lascia entrare da prigione, allora dovrò controllarlo. Con queste orchestre! Togli i pantaloni! Sa cosa? No, meglio controllare il prigioniero. Sembra malato. Eccolo, dottore. Lo esamini. Cosa? Oh, esattamente. Sì, mi fa molto male la pancia. Credo che sia molto malato. Non mi darà fastidio. E hanno questione personale. Guarda, ti ho portato il tuo animale domestico. What? Spero di non aver fatto confusione. Allora? Non è quello che volevi? Cosa? No, è un gatto, il mio amico è... No! Ha fatto un po' di confusione. Vado a preoccuparti. Verrò di nuovo. Sì, ma devi andarti. Sono allergico ai gatti. Non ho paura. Ho quello che serve. Adesso... ti passerà l'allergia? No, no, no. Vai, corri. Il gatto sta scappando. Vabbè, io ce la faccio. Ora ho un delizioso pranzo che aspetto. Ma dove viene questo gatto? Come ha fatto ad entrare nell'edificio? Molto bene. Gattina, mi dispiace, ma dovrò cacciarti via. Vai. What? Siamo stati vistosi.
papà, la brivi cosa per sette. Si sveglia? Avrò più fortuna la prossima volta. Wow! Ciao, sono venuta a pulire. Fatemi passare. Aspetta, prima devo finire di colorarti. Forse stai trasportando qualcosa di pericoloso o illegale. Cosa? Sono solamente una donna delle pulizie. Volete un gift card? Grazie. Ma non pensare che il cioccolato sia per me più importante del lavoro. Fammi vedere cosa hai qui. Niente. Cavolo. Cosa? Ma perché mi dà fastidio? Ho altri 10 difficili da pulire, quindi smettila di trattenermi. Che succede? Va bene, vai, vai. Almeno sarò più pulita. Grazie. Andy a portare al tuo amico. Li ho trovati tutti e tre. Tre? Ma io non ho un solo. Non è possibile. Ne ho trovato tre. Pesciolini. I pesci? Ma chi chiama i pesci, amici? Non è lui. Il mio amico è? No, Serenzo, arriva il polizia, non nascondere il pesce. Nasconderli? Come fa? Dove? Vabbè, in bagno. C'è dell'acqua lì dentro. E che significa che il pesce sarà sano e salvo? Spero che non succeda nulla. Cosa sta succedendo qui? Perché dall'acqua si paventa? Perché sei qui? Devo andare in bagno. Oh, allora ci andremo da qui immediatamente. Spero che già riesco a trovare la mia amica. Mi sento così solo, Cecilia. Mi manca così tanto il mio cane. Spero che stia bene. Ciao, il mio nome è Jerry. Okay. E sono venuto a colorare la tua sella. Ecco la mia cassetta degli attrezzi, guarda. Sono pronto a posto, posso farsi entrare? Stop! Ferma! Prima potresti dare un'occhiata alla mia sedia. È rotta. Non posso nemmeno sedermi sopra. La sedia? Sì, succede spesso. Questo è semplice. Mi serve dello scotch. Un nastro adesivo? Vabbè, ha assunto qualcuno che cosa poco qui, Venga qui, abbiamo un problema con la luce. Potresti avvitare questa lampadina? Ma certo, non è un problema. Come on! Ora dobbiamo capire come arrivare a Andy. Devo fare solamente un buco nella parete. Penso che un martello mi aiuterà. I muri, sì, sono molto duri qui, Vabbè, ho un trappolo. Cos'è? Allora, dovrò ricorrere a misure estreme. Funziona finalmente. Cosa sta succedendo qui? Non avevo paura, serve. Finalmente Andy vedrà il tuo amico. Dov'è? Ma lo entrerai in questo buco qui. Cosa? Un topo! What? Cosa? Perché c'è un topo nel muro? Prima che sia troppo tardi, dobbiamo correre. Buonasera. Ho catturato un pericoloso criminale. È un ladro di freddi. Bisogna metterlo in cella. Wow, è da molto tempo che tu cerchi di catturarlo. Ok. Andiamo, le celle sono là. Fai la mia banana. Cosa sta succedendo? Jane, hai portato il mio amico. Sì, eccolo qui. Bene, sei felice di vederlo? Cosa? Ma è un furretto. Sono inquietanti. Non è mio figlio. Sono stanca di questo, povera me. Povero piccolo animale. Bene, bene, cosa sta succedendo qui? Aspetta un attimo. Non sei un poliziotto. Allora dovrò fare il mio lavoro. Dove sono le mie armi? Sembra che questo furretto sia maestro del suo mestiere. Ma cosa? Dobbiamo andare? Per favore? Perdonaci. Ferma! Devo prenderlo lo stesso. No, non lo farai. Non te lo permetterò. Sai una cosa? Non ci darò da mangiare per questo. Ecco, una banana. Non mangerai altro per tutto il giorno. Buon appetito. Lascia parlare. Ho portato del cibo per il prigioniero.
Spero che non ci siano degli animali dentro. Recentemente abbiamo avuto un problema con un furretto. Cosa? Di cosa sta parlando? Vabbè. Posso prendere queste ali? No, così che tanta fame. Buon appetito, certo. Grazie. Finalmente potrò mangiare come si deve. Aspettate un attimo. Perché c'è della pelliccia? Credo di saperlo. Andy, sono io, Jane. Ho portato un amico. Finalmente! Non posso aspettare. Allora, il tuo amico è così veloce, ma non è il mio amico! Sta arrivando il poliziotto. Ancora di nuovo con gli animali? Allora, dove sono? Sotto i coperchi? Non c'è nessuno! Allora? C'è qualcuno qui! Ho visto il pelo! Ma vedete, non c'è nessuno! Sembra! La troverò! Ma cosa sta facendo? Io non ho nessuno! Oh, che bel coniglio! Che senso del mio capello così! Fermo! Dove va? Io sono Dandy, sono sua moglie. Abbiamo una famiglia e un bambino piccolo. Posso entrare? Al bambino morto il suo papà. Ma il bambino? Ma certo, va pure. Andy non ha detto niente della sua famiglia. Andy, ciao, sono di nuovo io. E a quanto pare questa volta ho portato il tuo amico. Perché non ha detto subito che è un cane? Oh, il mio bimbo, finalmente sei con me. Come mi sei mancato? Vieni qui. È troppo grande, passerà attraverso le sbarre. Prendetelo, sta scappando. Adoro il hot dog. Cosa è successo? Ma perché questa polizia è diventata uno zoo? Ehi, dove sta andando il cane? Richiamatelo! Ma sembra che questa sia un'occasione per far evadere Andy. E le chiavi sembrano qui. Puoi farmi uscire? Sì, ora sarai libera. Devo solo trovare la chiave giusta. Credo di sapere come calmare questo animale. Voglio un hot dog. Non lo sapevo. Ora andiamo. Andrai in prigione anche tu. Cosa ci fa qui? Niente, in realtà sono qui. Amico, ora starà con il tuo padrone. Tuttavia dovrete stare insieme in una cella. Evviva il mio amico! Finalmente siamo insieme. E io posso andare a casa? Non se ne parla! Ultimamente siete capaci di trasformare una prigione in un zoo. Per questo deve anche sedersi dietro alle sbarre per un po'. Ora sicuramente non mi causerà più problemi. E io vado a mangiare. Non ero quello. Puoi immaginare? Guarda, non ha chiuso la maglietta. Scopriamo cosa c'è dentro. Sembrano delle casseforti. Credo che dentro ci sia qualcosa di costoso. Guardiamo. Dove siamo? Credo che questa sia una sfida. Apro prima la cassaforte. La mia è tutta sorridente. Non male! Una torre di pupitre. Che bello! Bello! Non è la parola esatta. È il momento di fare un po' per rilassare i nervi. Strano. Perché sono così morbidi? E perché questo buon odore? Ci sono! Sono gommosi! Sono così tanti. Posso mangiarle tutte subito. Fermarsi è difficile. Posso mangiare tutto subito. Si è fermata. Probabilmente per noi. Così possiamo assaggiarle.
L'altra, sono miei! Ah, oh, che male! Come on! Ok! È il momento di sparare cosa mi aspetta. Qualcosa di morta morta? Sono dei vermi! Non li mangerò mai! Guarda come strisciano! Tutto a posto, sono volati via! Ok, volate via! Così non mi aiuti! Li voglio mangiare! Credo che questo possa aiutare, mangerò subito i vermi. Anche quelli che mi danno i baffi. Sei buffa! Hey, ma lo trovo! Perché hai messo le tue labbra? Devo mangiare questo verme! Basta! È pronto? Certo che è pronto! Le labbra sono pronte! Mi prendi in giro? Allora perché non provi anche tu questi vermi deliziosi? Prendi! Sono all'interno! Che schifo! Ok, calmati! Guarda cosa c'è dentro la tua cassaforte! Nella cassaforte c'è una porzione che mi aspetta. Spero che non mi trasformi in una rana o in un verme. Strano. Non sento niente di diverso. Tutto come prima. Mi sta succedendo qualcosa. Ragazzi, aiuto! Credo che la pozione abbia funzionato! Ora sono nella dimensione della vostra mano! Ecco, ti rimetti a posto! Guarda che carina! Ehi! Mi vuoi mordere? Ha fatto male! Mi occupo io di te! Combatterei contro un vero serpente! Pensi che sia spaventata? La metto fuori gioco in 2 secondi! Mi chiedo, chi vincerà? Non lo so, ma penso che il verme sia più forte. Verme, l'ho sconfitto! Prendi questo! E questo! Ha vinto per davvero! E cosa ne pensate? È stato un bel combattimento! Avete visto che forte che sono? Sì! Questa volta prendo io la cosa buona. Quindi apro per prima. Il mio cocktail preferito. Wow. Perché aspetto? Bevo. Strano. Perché non gocciola? Stupida bottiglia. Come hai fatto a non capire? Ti faccio vedere come si mangia. Please. Tu. Okay. Allora, prendi questo. Hey. Cosa stai facendo? Cosa? Non ti darò il mio cocktail, è mio. Posso berlo da sola. Che avide che sei. Mi vendicherò. Imparerai a dividere con gli amici. Cosa hai fatto? Ora sono tutta bagnata. Potevo bere l'intera bottiglia. Pensavo fossimo amiche. Passa la mentella, Diana. Apri la cassaforte. Cosa? Un pesce. Oh no, meno male che non è nostra. Puzza tantissimo. Ma tu lo devi mangiare. Sono regole. Ok. Lo so, adesso lo assaggio. È orribile. Non è troppo, non ce la faccio. Non lo mangio. Oh no. Non vuoi? Ma sono regole. La devi mangiare. E va bene. Lo faccio velocemente. Ho finito. Che schifo! La tua pozione non allisca! Tenila lontana da me! Mary, apri la tua cassaforte! Con piacere! What? Che cosa? What? Una qualche specie di Skittles? Le amo, ma perché è così piccola? Il sapore è normale! Bellissima caramella! Sono contenta! What? Guardate! La caramella sta crescendo. Wow. Posso provare?
Che bella! Please! Posso provare? Certo! Guardate! Anch'io sono ricoperta di caramelle! Diana, ne vuoi? Come on! No, grazie! Non voglio mangiare i tuoi brufoli! Apro di nuovo per prima! Credo che tutti siano d'accordo! Capisco questo regalo! Non si hanno mai abbastanza iPhone. Guardate che belle queste foto. Ne voglio anch'io. Posso fare le foto? Vado, non rovinare il mio scatto. Dammelo. È mio. Voglio fare una foto. Ragazze, basta. Datelo a me. Dobbiamo decidere di chi sia questo. Per il momento ci gioco io. Com'hai potuto? Dammelo, è mio. Cosa hai fatto? È il mio telefono nuovo. No. Oh, non credo che sia per il meglio. È tutta colpa tua. Cosa avete fatto? Ora non ho più un iPhone, ma spazzatura. Mentre te ne occupi, io apro la mia cassaforte. Strano? Perché è vuota? Vediamo cosa c'è. Oh no! Una rana! Ho paura! Aiuto! Toglietemela dalla testa! Non mi serve questo animale! Coraggio! Salta via da qui! Perché io? È la tua rana! Ma la devo mangiare io? Mai! E se fossi un principe sotto un incantesimo, allora diventerei una principessa! Devo controllare! What's the matter with you? Allora il tuo frito principe? Devo controllare io. What? Oh, che cosa strana. Cosa ci devo fare? Non lo so. Cosa faccio io con la rana? Non vorrei farti arrabbiare, ma la rana si è trasformata in una roccia. Wow! Roccia? Strano. Ma perché è marrone allora? Cioccolata! Non è cioccolato! È delizioso! Ascolta, magari puoi fare qualcosa per il mio telefono? Vediamo! Ha funzionato! Che bella! Ora ho la cioccolata e un iPhone. Molto buona. Questo cappello è da indossare? Posso indossarlo? Oh, niente, ora ho una mera di cioccolato. Inizia mangiandole le dita. No, non lo fare. Togli il cappello e tornerà alla normalità. Proviamo. Grazie, mi avete salvato. Pensavo che sarei rimasto cioccolato per sempre. Questa volta i dolci aspettano me. Spero che ci sia qualcosa di veramente buono. Oh, un hotel. Amo. Voglio mangiarmi il barattolo. Oh, scusami Clarissa. Volevo mangiare il tappo. Non vuol dire che puoi colpire qualcuno in testa con quello. Dai, non essere arrabbiata. Sono solo felice della Nutella. Sono sicura che la Nutella è super buona. Avevo ragione. È anche più buona di quando pensassi. È mia. Ne è rimasta una goccia. Tu ce l'hai sul naso. Io ce l'ho sulle mani. Sì, lo vediamo. Sei ricoperta. Ora devo andare più a fondo. Oh no, mi si è incasata la mano. What? La sottella deve mangiare di meno. Non ridete, aiutatemi, Clarissa, tira il barattolo. Ci sto provando. Coraggio, ce la possiamo fare, ce la puoi fare, tira. Adesso ho un barattolo di Nutella. Mangiamo più velocemente.
Sto bene? Non vi preoccupate per me? Sono viva? What? Avete mangiato tutto? Ancora cioccolato? Posso mangiare direttamente nella mia mano? Ok. Mentre tu mangi, io vedo che cos'ho. Qualcosa che piace. Oh no, il formaggio! Fortunatamente sì. Lo voglio mangiare anch'io. Per favore, aiuto! È così cattivo! Meno parole, più mangiare. Vai! Cattivo! Sì, sembra proprio cattivo. Lo è. Non riesco ad ingoiarlo. È troppo cattivo. Anche? Ok. Se ho fatto. Come on! Ora vediamo cosa io. Dobbiamo andarcene.